Riprendiamo i lavori di questa giornata degli Stati Generali della Scuola Digitale da Bergamo, con molte persone ovviamente, anche in questo caso connesse, a distanza. Io ripartirei da dove siamo partiti, stamattina. Non siamo più quello che eravamo prima, ha detto il primo ragazzo che è intervenuto, credo si chiamasse Matteo, e anche la scuola non è e non sarà più come era prima. Il mondo ha scoperto che durante questo periodo di lockdown, di pandemia, che la scuola poteva essere una cosa diversa, che c'era un modo diverso di fare scuola, che evidentemente non è esattamente come ci siamo detti stamattina, quella della didattica a distanza, che era semplicemente un sistema per tamponare l'emergenza, ma sappiamo che la scuola, appunto, come dicevo, non sarà più come prima quando riprenderà, speriamo presto, come auspica anche il ministro, in presenza. Obiettivamente, quello che è stato l'aspetto positivo di questo periodo, drammatico è stato per la scuola, è stato il fatto che ha rappresentato un momento di crescita per tutti. Tutto il paese si è reso conto che la scuola era un'istituzione fondamentale per l'infrastruttura e per tutto il paese. E questo è un punto da cui partire, perché prima, come abbiamo sottolineato anche stamattina, non era così scontato. C'è un nuovo patto educativo con le famiglie, come ha sottolineato Dianora Bardi questa mattina, e io la ringrazio per avermi invitato a gestire questa tavola rotonda, in cui cerchiamo di concentrarci più sulla parte didattica rispetto a stamattina, con molti interventi. Elenco chi partecipa alla tavola rotonda. Abbiamo Patrizio Bianchi, coordinatore della Task Force del Ministero dell'Istruzione, professore all'Università di Ferrara e titolare della cattedra UNESCO Educazione, Crescita ed Eguaglianza. Abbiamo poi Loredana Poli, che è assessore all'istruzione e all'edilizia scolastica del Comune di Bergamo. Concetta Cimmino, dirigente scolastico del liceo statale Dettori di Tempio Pausania, e Rosalba Rotondo, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Ilaria Alpi Carlo Levi di Scampia. Poi abbiamo Cristina Pez, Sales and Marketing di Acer EMEA Education. Stefano Ghidini, consulente innovazione per ambienti didattici, e Francesco Sacco, l'avete già conosciuto stamattina, vicepresidente di Impara Digitale e docente di Digital Economy all'Università Bocconi e all'Università dell'Insubria. Io partirei proprio da Patrizio Bianchi, partendo un po' da quella che è stata l'ultima domanda di stamattina. Cosa ci portiamo dietro di questo periodo che abbiamo vissuto? Allora, a Patrizio Bianchi, che è stato coordinatore della Task Force, chiederei di riflettere un pochettino, di dirci che cosa abbiamo imparato da questo periodo, cosa rimane. Sì, allora vediamo che cosa ci ha insegnato questo periodo e poi di averlo anche imparato. Innanzitutto abbiamo imparato che la scuola è l'infrastruttura fondamentale dello sviluppo. Questo non è un fatto banale, perché questo non dipende dallo stop che ci è stato dato dal coronavirus, ma ricordo che su un confronto internazionale il nostro paese risulta molto indietro, perché risultiamo il paese che abbiamo tuttora il più basso livello di istruzione a livello europeo, un numero di laureati assolutamente troppo basso. Abbiamo il livello di dispersione scolastica molto più alto, ma soprattutto il gap interno più alto. Quindi vuol dire che la scuola italiana non va bene prima dello stop. E quindi la frase che ci siamo detti all'inizio, dobbiamo tornare alla normalità, non funziona. Andare verso una nuova normalità che posizioni tutto il paese ad un livello più alto. Questa idea di un livello più alto di livelli di istruzione si coniuga ovviamente anche agli strumenti. Ricordo purtroppo
che l'ultima statistica del Digital Index europeo posiziona l'Italia fra gli ultimi in Europa, ma soprattutto ultimo per competenze digitali. E questo non può essere una sorpresa, perché nel momento in cui è stato fatto il salto dal 3G al, cioè dal telefonino allo smartphone, cioè dalle telecomunicazioni alla connessione continua, il nostro paese era nel blocco totale, era l'epoca dello spread, parola che abbiamo rimesso nel cassetto dopo tanto tempo, e in quel momento vennero ridotte drasticamente le risorse per la scuola e la ricerca, e dopo ne paghiamo le conseguenze. Non si poteva fare diverso? Non lo so. Sicuramente questo è un pezzo di storia ormai. Quindi noi abbiamo l'insegnamento che dobbiamo trarre è, uno, questa scuola che abbiamo dato in fondo per scontato per tanti anni, in realtà è un pilastro fondamentale dello sviluppo. La capacità di investire in scuola non soltanto su quella parte di scuola dell'obbligo che è e deve essere espansa, ma anche sulla capacità di mantenere adeguata la scuola passa anche per investimenti sostanziali negli insegnanti, nella loro capacità didattica, nella capacità di fare una didattica che sia sempre più coinvolgente, sia anche sempre più in grado di utilizzare tutti gli strumenti. Il fatto che ci siamo trovati a febbraio a dover usare questi strumenti, in fondo imparando tutti da capo, beh, questo è, se vuoi, è il segno di quello che dobbiamo recuperare. In questi 6 mesi abbiamo imparato ad utilizzare queste cose. Siamo un po' come coloro che imparano a suonare la chitarra da per loro, dei bravi, appassionati e volonterosi soggetti capaci di adattarsi. E credo che noi abbiamo fatto i salti mortali su questo e vanno estesi i nostri ringraziamenti a tutti gli insegnanti e tutti i dirigenti. Però adesso questo deve diventare sistematico. E qui c'è un tema, 3 temi che io vorrei lasciare sul tavolo. Il primo, un piano nazionale contro la dispersione scolastica. Noi non possiamo immaginare che ci sono delle aree del paese in cui la dispersione scolastica arriva a 1 su 3. Questo non è più accettabile. Cioè non è accettabile dal punto di vista non solo dell'eguaglianza, dell'equità, ma anche dello sviluppo. Risorse che noi disperdiamo. Secondo, occorre un piano di recupero delle competenze digitali per passare da questa fase in cui abbiamo scoperto il mondo nuovo al punto in cui noi possediamo il mondo nuovo. Questo non riguarda solo i nostri ragazzi, ma se posso dire riguarda sempre più andiamo su di età, perché i nostri ragazzi passano ore e ore col telefonino in mano e sanno saltellare da una parte all'altra. Quando giocano ad un videogame si esercitano sulla realtà virtuale e noi non lo sappiamo. Terza cosa, in un'epoca in cui noi siamo coinvolti tutti i giorni in una alluvione di informazioni, io credo che la scuola recupera la propria funzione critica di educazione a usare e comprendere le cose che si stanno facendo e a comprendere il mondo è più complicato. In questo allora enfatizzare il ruolo di scuola come il luogo in cui si costruiscono le comunità vuol dire introdurre anche degli spazi educativi che deve coinvolgere anche il territorio e quindi quei patti educativi di comunità su cui abbiamo ragionato nella commissione e che abbiamo semplicemente imparato dalle tante esperienze che ci sono nel nostro paese ma che non diventano mai sistema, ci dicono anche che dobbiamo essere più attenti e più in ascolto di tutte le tante sperimentazioni che abbiamo fatto nel nostro, ma che però devono smettere di essere sperimentazioni, devono diventare la nuova normalità. Ecco, grazie. Continuerei con Loredana Poli, visto che è stata in qualche modo chiamata in causa, perché parliamo di patti educativi di comunità. Allora, lei che è assessore all'istruzione del Comune di Bergamo ha vissuto questa esperienza e abbiamo visto stamattina è stata un'esperienza particolarmente drammatica che ha coinvolto tutta la comunità di Bergamo. Ecco, qual è l'esperienza che esce da questo periodo per chi agisce sul territorio? Molto molto con Patrizio Bianchi, anch'io credo che questa sia una delle chiavi di lavoro possibili, senz'altro per mettere a sistema finalmente le esperienze
locali, le sperimentazioni, che è importante che ci siano, intendiamoci. È anche vero che noi abbiamo un sistema anche normativo che, come dire, spinge o costringe a chiamare sperimentazioni buone pratiche che magari si fanno già da un po'. Quindi questo processo va preso in mano e cambiato. Ed è solo uno dei punti sui quali lavorare, anche chiedendosi quali nuovi strumenti ci mette a disposizione il digitale per cambiare le cose nella scuola e intorno alla scuola. Per ciò che riguarda i patti di comunità, io credo che questo elemento sia forse l'infrastruttura immateriale più importante che possiamo mettere in campo. Cerco di spiegarmi. Stiamo ragionando sulla necessità di recuperare, non solo o non tanto dal punto di vista delle competenze disciplinari, il tempo perso per ciò che riguarda la scuola in presenza. Ecco, volendo fare un esempio, io vi propongo questa riflessione. Quest'estate, grazie all'inquadramento previsto dal Dipartimento per la Famiglia dei patti educativi territoriali che hanno potuto consentire attività estive rivolte ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti, nella nostra città, che usciva da ciò di cui abbiamo parlato questa mattina, abbiamo messo in campo insieme a 80 soggetti che si occupano a vario titolo di educazione, istruzione, sport, di bambini e ragazzi, insieme a loro, un patto educativo di territorio che ha erogato in 98 punti diversi delle città attività estive, quindi occasioni di socialità, di movimento, anche di ripresa di alcuni contenuti con dei momenti di spazi studio, spazi compiti, eccetera, eccetera. Allora, in quella città che è stata immobilizzata e cristallizzata per alcune settimane, lo sforzo di tutti questi soggetti è stato preziosissimo per i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze, di conseguenza per le loro famiglie, ma innanzitutto per loro. È stato un momento in cui rifiatare, ritrovare gli amici e le consuetudini con tutte le attenzioni che erano necessarie, però è stato preziosissimo per avvicinarci a quella riapertura delle scuole in sicurezza che ha visto poi convergere tanti sforzi e tante competenze e tante risorse. Ecco, devo dire, stamattina Matteo Lancini auspicava una scuola aperta, aperta 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, forse stiamo esagerando, però ci sono delle vie di mezzo, senz'altro la logica deve essere questa. Io adesso passerei all'esperienza di chi è stato citato più volte, sia nel corso della mattinata, sia adesso, chi era davvero sul campo, i dirigenti scolastici e con loro tutti i docenti che hanno in qualche modo permesso di operare, di continuare a tenere aperte le scuole anche in piena emergenza, e di questo credo che tutta l'Italia debba ringraziarle. Parto con Titta Cimmino, chiedendo a lei come ha vissuto questo periodo e quali sono le esperienze positive che possiamo ricavare da questo periodo. Buon pomeriggio a tutti e a tutte, permettetemi di salutare la città di Bergamo e anche Impara Digitale e di ringraziare per l'opportunità che è offerta alla scuola di portare la nostra esperienza. Da marzo 2020 la scuola italiana e nel particolare la scuola di questa zona della Sardegna si è trovata catapultata in esperienza di didattica a distanza. Dopo una prima fase
in cui si tentava di tenere la didattica viva sulla base delle esperienze di formazione avviate ormai negli anni, ma molto sporadiche, con il Piano Nazionale Scuola Digitale, la scuola, insieme alle altre scuole dell'ambito, ha deciso di orientare l'attività e gli sforzi verso una formazione sulle metodologie didattiche più che sull'uso degli strumenti. Formazione che intanto veniva erogata anche dalle equipe digitali o che veniva, diciamo, fornita dall'ufficio scolastico regionale. Devo dire che abbiamo assistito a un'enorme operazione di ingegneria sociale ed educativa. Si è costruita una comunità molto forte all'interno della scuola, all'interno della quale c'è stata una interscambiabilità dei ruoli. Il dirigente che era a fianco delle famiglie, le famiglie sono entrate nell'aula didattica, perché l'aula in realtà di fatto è stata la casa, i docenti che hanno avuto anche un ruolo di collante all'interno della comunità, e penso anche ai docenti di sostegno per il ruolo dell'inclusione, e anche gli stessi studenti che talvolta passavano dalla parte del discente a quella del docente per affiancare i propri compagni. Devo dire che l'esperienza ha segnato molto tutti. In questa fase di avvio di anno scolastico, naturalmente, abbiamo affrontato questo periodo di didattica a distanza con maggiore consapevolezza, ma è emersa una forte criticità su questo territorio, che è quella relativa a una forte carenza di connettività. È emesso anche un elemento fondamentale che è stato prima citato, cioè la carenza di una messa a sistema di azioni che possano diventare stanziali e possano far sì che il digitale si orienti verso una didattica che è più precisa, tagliata sulle esigenze non solo nazionali per il Piano Nazionale della Formazione Docente, ma soprattutto per le esigenze territoriali. Mi viene da pensare a quel che non si è potuto realizzare in maniera molto organizzata in merito alle attività di laboratorio dei professionali, per i quali ovviamente si è pensato a soluzioni alternative con molta creatività, laddove il termine creatività è coniugato nell'accezione positiva. Stamattina qualcuno diceva che spesso, quando si fa riferimento alla modalità creativa, si suole magari dire che uno studente non studia. Non è così. Nella scuola si fa molto e si dà molto risalto alle espressioni dei singoli e anche alle modalità alternative. Occorre davvero che tutto quello che è stato messo in campo adesso venga capitalizzato all'interno delle scuole. Grazie. Grazie, grazie a lei. Adesso passiamo a un'altra esperienza, quella di Rosalba Rotondo. Allora, già ci sono state denunciate alcune carenze, come quella appunto della connettività, su cui torneremo più tardi. È stata la carenza di una messa a sistema di questo sistema territoriale. Ecco, in una realtà complessa come quella di Scampia, ha funzionato questo modello, questo esperimento di ingegneria sociale ed educativa a cui faceva riferimento la sua collega? Buonasera a tutti, grazie di questo invito, e posso dire sin d'ora che ormai l'Alpi Levi si sente un po' una spin-off di Impara Digitale per i vari input che riceve. Ma lei ha detto bene, Scampia è una realtà complessa che ha più target di alunni, perché varie sono le provenienze sociali. Abbiamo i ragazzi dei parchi, che sono abbastanza seguiti dalle famiglie, quindi noi temevamo meno il distacco con loro, perché eravamo sicuri che sarebbero stati seguiti. Poi abbiamo i ragazzi che vivono nelle vele, in grossi agglomerati, e anche gli allievi rom. Quindi l'importante per noi di notte, mi ricordo del 4 marzo, il passaggio tra il 4 marzo e il 5 marzo, all'indomani dell'arrivo del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ci siamo attivati per non perdere il contatto, perché questo legame sanguigno che abbiamo qui
con le famiglie, perché vede l'Alpi Levi intorno a strade a lungo scorrimento veloce e verde, tanto verde, e quindi per le famiglie noi siamo un polo attrattivo. Abbiamo di notte messo su una piattaforma sul sito della scuola, una piattaforma per far attingere ai ragazzi quante più attività, ecco, creative, interdisciplinari, per noi, perché avevamo bisogno noi di organizzarci. Anche se va differenziato il primo periodo, quello del lockdown, rispetto alla prima fase di avvio della scuola, perché la didattica a distanza che abbiamo messo in atto nel primo periodo era quello dell'emergenzialità. Bisognava in qualche modo intervenire perché a scuola non si poteva venire. Non c'erano casi di Covid, ringraziando il Signore, e quindi sembrava che noi dovessimo preservarci dal Covid, che fosse un nemico che stava all'esterno, da cui però noi dovevamo stare in guardia. Ora invece, con l'avvio di questa dell'anno scolastico, la messa in sicurezza, nessuno si sarebbe aspettato che io già dai primi casi di settembre ho dovuto segnalare casi di Covid, proprio ai più piccoli dell'infanzia. E allora cosa abbiamo fatto? Nel momento in cui però eravamo pronti, cioè noi già durante questa fase, diciamo, di interregno, di pausa tra l'anno scolastico 19-20 e questo attuale, abbiamo lavorato per, come diceva il professor Bianchi, mettere a sistema tutte quella di, io lo chiamo la miniera di gemme preziose, quella, la serendipità, nel senso che avevamo lavorato per non perdere i ragazzi e poi abbiamo visto che queste metodologie tecnologiche, informatiche, erano per noi un impulso, una sferzata di coraggio per osare forse qualcosa che ancora era in fiari, però su cui noi già stavamo lavorando, perché dovevamo essere convinti, perché come sostiene anche il professor Maragliano, come ho sentito anche oggi il dottor Quintarelli, non è un problema, l'innovazione è un'attitudine mentale, dello spirito, dell'anima, non vuol dire ammantarsi soltanto di strategie tecnologiche e di strumenti, non è calare, come diceva ieri il dottor Biondi, l'analogico nel digitale, e cercare di partire da quelli che sono i canali fisici, sensoriali, perché in questa fase di alto tasso di bambini ammalati, di famiglie e anche di docenti, è stato importante attraverso il canale tecnologico continuare ad avere quella relazione affettiva, educativa, di cura, che è giovata molto. Allora io concordo con quello che dice il professor Bianchi, soprattutto a Scampia, il piano, bisogna a livello nazionale attuare un piano della dispersione scolastica, perché noi in questo momento, l'ho detto prima in una riunione anche col direttore francese, in questo momento più che dispersione, dal momento che avevamo le attività sospese in presenza, adesso sono ripartite, per l'infanzia, le prime della primaria e poi da lunedì tutta la primaria e le prime classi della scuola secondaria di primo grado, si parla di evasione, nel senso che noi non è che li abbiamo persi, noi sappiamo dove sono e quindi loro evadono la presenza. Per quale motivo? Bisognerebbe chiederselo. La paura del Covid, perché a volte, ecco, sempre il professor Quintarelli parlava del long Covid, cioè quali sono i postumi che lascia il Covid, perché qui sembra che la scuola a volte viene presentata come una monade a sé stante, cioè il Covid ha bloccato, tutti stanno in smart working, ma la scuola di certo no. La vita nostra si è fermata, però è come se la scuola, e confesso che a volte mi indignano, io le chiamo certe oleografie pedagogistiche, nel dire ma è meglio la scuola in presenza, ma è ovvio, noi abbiamo avuto questa, ringraziando Dio, questa forte vocazione di stare
qui come dirigente educatori a Scampia, e io ci sto da 37 anni, quindi sono convinta. È ovvio, però, in questo momento il diritto all'istruzione è connesso al diritto alla salute. Allora, quando citava il dottor Salvini la scuola aperta a Carrano, perché io sentivo in contemporanea le due riunioni, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sembra quasi una cosa detta lì per apoteosi di esaltazione, eccetera, ma senz'altro attraverso gli strumenti digitali questo avviene, non forse 24 ore, ma quando i ragazzi chiedono il collegamento anche di domenica, chiedono fino a tarda sera, anche lo sfogo di un problema anche di salute, consiglio le mamme che chiedono, senz'altro non potrei dire ai miei docenti per favore venite a scuola alle 9 di sera, ma questo si può fare bene. E allora veramente è una ecco il mio concetto di serendipity, questo ha dato l'opportunità a noi di sperimentare nuove forme e soprattutto mettere in pratica quel bellissimo padre, io lo chiamo, di tutte le riforme all'avanguardia che abbiamo, il DPR, il decreto del Presidente della Repubblica 275, veramente noi adesso lo stiamo rendendo vivo con un'anima e un cuore, perché tutte quelle sperimentazioni che già abbiamo fatto, perché a Scampia se si è andati a un territorio e si tiene i propri alunni si fanno delle sperimentazioni che poi sono messe a sistema, ovviamente come diceva l'assessore non devono essere sempre così, però io dico questa è stata una grande opportunità che ci aprirà nuovi scenari. Allora, come dice il professor Maragliano, il futuro nello zainetto del bambino e del ragazzo sarà questo: una penna, un quaderno, un tablet e vabbè, il libro non mancherà, ma anche un tablet. E questa è la didattica digitale integrata in presenza e su questo stiamo lavorando. Bene, grazie, grazie Rosalba. Ovviamente la ringraziamo per la passione e l'esuberanza del suo intervento e ha concluso parlando proprio del tablet. Allora abbiamo capito che il tablet e il digitale in questo periodo è stato uno strumento fondamentale per tenerci connessi, potrà in futuro permettere, come diceva, di aprire le scuole e connettere i vari attori della scuola in tempi non più sincroni come adesso. Evidentemente la tecnologia è uno strumento che ci permette grandi opportunità e abbiamo potuto in qualche modo assaporarne l'opportunità in questo periodo. Allora Cristina Pez, che so che ha anche fatto come Acer un sondaggio delle esperienze a livello europeo, volevo che lei esponesse un pochettino i risultati di questo sondaggio europeo, dal quale credo l'Italia non ne esca neanche così male. Manca il microfono però forse. Arrivo, il microfono è qua, dovreste sentirmi benissimo, non sono sicura però che vediate bene quello che sto condividendo, quindi questo è il mio unico dubbio. Aspettate solo un secondo che provo. Al momento no, quindi magari la regia poi mi aiuta e riesce a mandare lei in onda le mie slide. Comunque prima di tutto grazie a tutti, grazie a Dianora, dico grazie a livello personale ma anche a livello di azienda, noi collaboriamo con Impara Digitale con Dianora da tanti anni. E in questi anni devo dire abbiamo imparato tanto. Sono venuta qui oggi a raccontarvi un pochino di come viviamo noi la didattica da un punto di vista di industria. L'industria, questa famosa industria che vi permette di portare il digitale a scuola. Allora io mi permetto da subito, non vogliate male, ma di fare una precisazione, ossia che il digitale non è il tablet. Cioè il digitale sono una serie di strumenti che entrano a far parte della didattica. Lo dico perché in realtà voglio condividere con voi, spero che vediate già la presentazione, quindi magari se la regia mi dà solo un accenno. Sì, la vedono, perfetto, magnifico, perfetto.
Allora, posso andare avanti? Scusatemi, ma sto avendo qualche piccolo problema, lo recuperiamo. Via che ci siamo. Volevo condividere con voi alcuni dati che sono disponibili per tutti e che sono per noi fonte di riflessione. Il motivo per il quale tenevo a precisare che non parliamo solo di tablet è che in realtà il mercato del mondo educativo ci porta a portare diverse tipologie di strumenti. Le diverse tipologie di strumenti sono fatte in base all'età dei ragazzi, quindi il tablet può essere perfetto per la scuola elementare, mentre immaginiamo che ragazzi che invece devono approcciarsi al mondo del lavoro abbiano bisogno di strumenti che poi troveranno anche nel loro mondo lavorativo, quindi strumenti che abbiano sicuramente una tastiera e delle caratteristiche sicuramente diverse e più performanti. Qui vi ho messo qualche dato. I dati che vi ho messo sono semplicemente relativi a quelli che sono i dispositivi mobili che sono stati richiesti nel primo semestre del 2020. Tengo a precisare che ho messo volutamente la crescita del mercato, pari al 52%, per un motivo molto semplice. In questo periodo siamo stati chiamati tante volte a supporto dei nostri partner, e uno dei nostri partner di rilievo è ovviamente C2, che è seduto con noi in questo panel, proprio perché mancava la disponibilità. Sì, è vero, il mercato della tecnologia ha avuto delle interruzioni di produzione che sono dovute prima di tutto dal Covid, che ha colpito in prima battuta i paesi dove vengono prodotti questi dispositivi, e secondo perché la richiesta è stata esponenziale. Voi immaginate che tutto quello che è successo in Italia è successo in tantissimi altri paesi europei, quindi ovviamente c'è stata una rottura di produzione, una rottura di spedizione, ma questo è stato risolto nel più veloce possibile dei tempi. L'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto anche i nostri competitor, che voglio in questo caso citare semplicemente perché non solo noi, ma tutti abbiamo veramente lavorato e ci siamo committati per poter dare il massimo nel tempo più breve possibile gli strumenti alle scuole. C'è un altro dato che secondo me è interessante, che ci potrebbe far riflettere. Il primo è legato alla connettività. Ho sentito parlare prima di connettività, del fatto che ci siano ovviamente delle aree geografiche meno agiate. Ecco, noi per la prima volta, devo dire, nell'ambito dell'education, nell'ambito professionale già avveniva, ma nell'ambito dell'education ci siamo visti richiedere tanti portatili dove ci fosse una connettività integrata, cosa che prima non veniva neanche valutata. Prima la cosa che veniva valutata era semplicemente, solo ed esclusivamente, il prezzo e il minimo indispensabile a livello di tecnologia. Oggi c'è una richiesta in più, c'è una richiesta più avanzata, ovviamente perché ci sono nuove esigenze da andare a coprire. L'altra informazione che mi piace condividere come informazione, che forse aiuta anche a capire il perché tendiamo a non parlare solo di tablet, è che il tablet forse è stato un po' sostituito, se volete, dai convertibili, dove la possibilità di usare il dispositivo sia in modalità standard che in modalità tablet può essere una buona soluzione per poter, come dicevo prima, offrire il giusto dispositivo ai ragazzi delle diverse età. Voglio andare ancora un pochino avanti e voglio raccontarvi quello che abbiamo letto a livello di informazioni. Qua, tra l'altro, un po' in piccolo, poi le slide saranno disponibili, abbiamo messo quelle che sono le fonti. Quindi questa è una fonte che arriva dalla European Commission, e hanno intervistato 2.700 persone da 60 diversi tipi di paesi, dove tutti hanno chiaramente detto: certo, il coronavirus è stato per tutti un punto di svolta, nell'utilizzo della tecnologia nel mondo educativo. Io mi sento anche di aggiungere che in realtà è stato un punto di svolta che ci obbliga, come avete detto tutti oggi, a fare un salto verso il nuovo. Se posso dirvi, oggi le discussioni, i panel di discussione che vivo a livello europeo non sono più sul digitale sì, digitale no, dobbiamo tornare a scuola, abbandoniamo la parte tecnologica. No, al contrario, stanno tutti parlando di formazione mista, quindi di informazione ibrida, dove ci sarà sia il momento della didattica in classe, ma anche il momento della didattica a distanza. Questo è importantissimo ed è importantissimo tenerlo presente. Quindi oggi i vari momenti di riflessione, di lavoro, i vari tavoli di lavoro che si sono aperti nelle varie aree vanno proprio in questa direzione, come se questa opportunità che ci è stata offerta da questo periodo di forte crisi, di forte rottura,
sia proprio per portare la tecnologia all'interno della didattica, o meglio, scusatemi, al servizio della didattica, che in questo caso deve cambiare e deve rispondere forse meglio a delle esigenze che arrivano proprio dai nostri stessi alunni. E andiamo a guardare ancora un pochino dentro qua. Ho preso degli esempi da alcune country, ovviamente potevo portarne mille, ma il tempo è molto stretto, sto cercando di stare nei miei 5 minuti a fatica perché sono un po' chiacchierona. Allora, per quello qui ho preso a confronto due paesi, uno sono gli spagnoli e gli altri sono gli inglesi. Entrambe queste due realtà, posso dire, hanno vissuto situazioni analoghe alla nostra e come nell'Italia hanno cercato il più possibile le scuole, il ministero, di offrire tecnologia ai loro ragazzi che hanno dovuto fare chiaramente didattica a distanza. Quello che è interessante vedere è come però l'hanno vissuta, cioè la tecnologia è stata proprio vissuta come se addirittura le competenze digitali dovessero iniziare a far parte della quotidianità. Questo nel caso degli spagnoli. Nel caso degli inglesi loro addirittura dicono: ma la tecnologia abbiamo visto che ha portato dei risultati educativi positivi. Ora, ce lo siamo chiesti tante volte, ricordo il digitale, sì, digitale no, insomma, abbiamo chiacchierato tante volte riguardante a che cosa potesse veramente la tecnologia, se fosse misurabile cosa la tecnologia offre. Quando parliamo di risultati positivi, risultati educativi positivi, non mi riferisco ovviamente a quelle che sono le materie e le capacità dei ragazzi appunto di avere dei buoni voti o di poter capire in maniera più veloce o meno determinati contenuti. Mi riferisco a qualcosa che va oltre, cioè parlando di cosa può fare in realtà la didattica digitale, può fare tanto. Io stamattina mi sono segnata questa cosa perché per me è veramente stata importante. Si parlava del fatto dell'esigenza di portare i ragazzi in presenza, di portarli in presenza perché lasciandoli fuori, soprattutto quelli meno agiati, quelli che già hanno delle loro problematiche magari di apprendimento, rischiano di non essere più parte della squadra, della classe. Io voglio dire una cosa, la tecnologia però ha anche altri spazi e uno di questi è per esempio la didattica personalizzata, fatta ad hoc sul cliente. Questo è quello che deve essere, come deve essere vissuta la tecnologia. E quando parlo di tecnologia mi permetto di dire che non è semplicemente il device, che ripeto è solo uno strumento, ma sono anche tutte le piattaforme, tra l'altro già disponibili, che viaggiano insieme al dispositivo. Sto parlando di tutte le piattaforme di gestione di classe, di gestione dei contenuti da deliverare ai singoli ragazzi nel corso della lezione o nel corso della post-lezione, per far sì che il ragazzo abbia la possibilità di recuperare se ci sono eventualmente delle lacune. Quindi vedrei la didattica più in quest'ottica, come un aiuto in più, il digitale, scusate, un aiuto in più allo sviluppo di una nuova didattica di cui avete parlato anche voi. Qui, come vedete, si parla di soft skill non solamente parlando di problem solving, parliamo soprattutto e anche di creatività. Oggi è stata citata moltissimo, io devo dire sono una fan di quello che è l'utilizzo della creatività anche all'interno di problematiche o opportunità che nell'ambito lavorativo si vengono a creare, quindi per me devo dire questo è un ambiente assolutamente da tenere ben presente e portare avanti come futura didattica. Ma la cosa che si parla anche della necessità di offrire ai ragazzi dei soft skill socio-emozionali, quindi è importante perché sempre di più anche nell'ambito lavorativo verrà chiesto di essere capaci non solo di elaborare dei dati statistici, ma di capire e di interpretare e di portare a servizio della comunità questi dati statistici che gli alunni dovranno elaborare. Questo voleva essere il mio primo contributo. Aggiungo solo una cosa, se me lo permette Pierangelo. Ti chiedo di andare a conclusione. Certo, ho parlato dell'Europa, però voglio dire una parola sull'Italia. La parola sull'Italia è che in realtà io ho visto tantissime cose molto belle. Noi abbiamo un programma che si chiama Innovati School, ci sono delle scuole che ne fanno parte, come il Liceo Gioia, come l'Istituto Superiore Bene in Casa di Ancona, l'Istituto Comprensivo Ponti di Gallarate. Ne cito solo alcuni, e la scuola Lussana, per esempio. Io tengo a precisare questa cosa: le eccellenze ci sono in casa,
ce ne sono tante, hanno dimostrato tante cose. Oggi ho sentito voi e devo dire che sono rimasta affascinata da tutte le cose che siete riusciti a fare. Guardiamo all'Europa, perché è giusto guardare, però partiamo anche dall'Italia e cerchiamo di valorizzare quello che stiamo facendo, magari proprio creando dei tavoli di lavoro congiunti, ognuno portando la propria esperienza per poter veramente aprire ad una nuova didattica. Grazie, ci sentiamo dopo. Bene, io tengo nota di quelli che sforano, così poi dopo la seconda tornata sarà più corta per loro, così tamponiamo. Allora, Stefano Ghidini, anche lui provider di tecnologia, consulente di innovazione per gli ambienti didattici. Allora, abbiamo parlato di tecnologia, effettivamente ha fatto breccia, è stato lo strumento fondamentale per questo periodo. Quali sono le fragilità emerse dal punto di vista dell'uso della tecnologia? Buongiorno a tutti. Allora, sicuramente il grandissimo rischio è di creare scuole di classe A e di classe B. Abbiamo visto nella prima parte della pandemia, nel periodo del lockdown, un'accelerazione fortissima da parte veramente di tantissimi insegnanti, tantissime scuole che ci hanno stupiti, e devo dire siamo veramente un grande ringraziamento a tutti gli insegnanti che ci hanno seguito e anche ai fornitori di tecnologia che, come accennavo l'anno scorso, sempre qua gli stati generali hanno dovuto cambiare necessariamente il loro ruolo da fornitori a consulenti. Considerate che, giusto per dare due dati molto velocemente, in due mesi, quando è stato richiesto dal Ministero a noi fornitori di aiutare le scuole a utilizzare le piattaforme per gestire la didattica a distanza, siamo riusciti ad attivare oltre 10.000 scuole. Quindi il fatto comunque di essere riusciti gratuitamente ad attivare 10.000 scuole all'utilizzo di piattaforme e aver avuto oltre 200.000, quindi si parla veramente di tantissime, connessioni a corsi di formazione sull'impiego delle tecnologie per gestire il periodo emergenziale, ci ha dato una carica molto forte e ci ha fatto capire che questo cambiamento era realmente partito. Una cosa veramente importante che abbiamo notato e che mi avvicina al discorso della scuola aperta 24 ore. Questa novità di questi giorni, proprio da osservando il territorio, visto che ho la fortuna in questa veste comunque di parlare anche a nome di quasi 200 rivenditori, fornitori di informatica che tutti i giorni sono in contatto con le scuole, che ci riportano le impressioni dal mondo scuola. La scuola nell'ultimo periodo, già da settembre, si è aperta verso un lavoro realmente delle 24 ore. Cioè, la differenza grossa che abbiamo respirato lato fornitori, ma genitori in prima parte, è che io sento mia figlia alle 4 di pomeriggio parlare con ragazzi di altre scuole che dicono: io non voglio più andare a scuola, ingaggiare i suoi compagni di scuola per convincere questi ragazzi ad andare a scuola. Cioè, è bellissimo. È la forza della tecnologia. Questo fa la differenza. La tecnologia, fino all'anno scorso, era parlare tecnologia sì, tecnologia no, qual è lo strumento. Oggi, giustamente come è stato detto stamattina, il passaggio importante sarà veramente quello di sfruttare il web per tutta la forza che ci dà, per tutte le potenzialità. La cosa che stiamo respirando in questi giorni è che i ragazzi, a differenza di quanto si pensava prima, la stanno vivendo in modo concreto. Hanno imparato a usare la tecnologia grazie alla scuola in orario scolastico. Il pomeriggio vanno a cercare, oltre che la parte ludica che giustamente deve rimanere nella loro vita, potenziamento anche delle loro competenze. È nata la curiosità, la fantasia. Devo parlare di errori. Attenzione al fatto di non potenziare troppo l'utilizzo della tecnologia solo per una didattica a distanza vista come la possibilità di trasmissione di immagini e del potenziare ulteriormente la lezione frontale, di sostituire la vecchia didattica. Non può essere questo e sarebbe un errore madornale puntare su quello. Credo che sia innescato un cambiamento veramente forte. Si stanno muovendo, è la stessa problematica per la prima volta, ce l'ha la scuola, ce l'ha l'industria, ce l'ha l'azienda, ce l'hanno le famiglie. Quindi tutti lavoriamo nella stessa direzione per un obiettivo comune. Quindi per la prima volta, secondo me, possiamo essere davvero coesi tutti
per ragionare in una direzione comune. Bene, grazie Stefano Ghidini. Allora, l'infrastruttura sottostante tutto questo è molto materiale, è l'infrastruttura di connessione. Allora, Francesco Sacco, che è esperto di digital economy, allora, quali sono le fragilità che sono emerse in questo periodo da questo punto di vista, visto che poi comunque è emerso un paese a macchia di leopardo con un forte digital divide? Il problema è che ancora c'è e ci sarà un paese a macchia di leopardo. Noi con il lockdown abbiamo capito che non tutte le connessioni sono uguali, che ci sono delle connessioni che hanno una banda in upload molto maggiore di altre e che quello che ci sembrava essere un lusso per il futuro in realtà sembra una necessità, che noi dovremmo, come dire, aggiornare quelli che sono i nostri standard e pensare che questo, che è il nostro paesaggio tecnologico, debba essere radicalmente diverso. Ora, l'Italia è fatta, come dire, di tre blocchi, no? Da un punto di vista delle telecomunicazioni. Ci sono le cosiddette aree nere, sono le aree più urbane, Milano, le grandi città, no? Dove ci sta grande concorrenza e ci sta grande offerta, anche in concorrenza, di infrastrutture. Qui il problema vero non c'è. Molte famiglie che non si erano dotate di, diciamo, connessioni fisse di qualità, oggi stanno ripensando le loro decisioni di investimento e hanno cambiato idea. Poi ci sono le aree bianche, che sono il grosso dell'Italia, sono quasi 7.000 comuni dove abita gran parte di tutti gli italiani, sono comuni al nord come anche al sud, no? Molto piccoli, e lì c'è un'iniziativa, c'è Open Fiber, che sta portando la fibra e che in sostanza in 3 anni ha collegato tanti comuni, tante case, quante se ne è fatte in molti più anni in tutta la Svezia, la Norvegia e la Finlandia messi insieme, fatto in 3 anni. E poi ci sta tutto un altro pezzo, che però è fatto di città medie, che sono un terzo quasi degli italiani, dove ancora non si sa quello che succederà per quanto riguarda le connessioni, di cui non si parla. Tutto il discorso pubblico, tutta la grande discussione è su questa grande rete unica, come se la rete unica debba essere la panacea. La rete unica, a mio avviso, sarà esattamente il contrario. Invece di ragionare su come far arrivare la migliore connettività possibile nel tempo più rapido possibile a tutti gli italiani, a tutte le case italiane, si sta invece ragionando su delle formule che sono, come dire, viaggiano su corde che sono più finanziarie, che non sono invece motivazioni reali, cioè quelle di dare il servizio alle famiglie. Questo è pericoloso, perché in Italia noi abbiamo grandi esperienze di carrozzoni, quando si fanno i grandi progetti le cose invece di diventare più veloci si rallentano, e c'è un terzo degli italiani che a oggi, perché non si sta non ha l'incarico di coprire questo terzo degli italiani né Open Fiber con fondi pubblici né lo sta facendo Telecom Italia, mentre la guerra è sui due poli, quindi quelli che sono più sfortunati, che oggi in realtà alcuni comuni piccolissimi che non avrebbero nessun paesaggio e nessuna nazione europea ha avuto la connettività, oggi hanno la possibilità di avere la connettività in fibra, stanno velocizzando tutte quante le iniziative, e sono stati rimossi alcuni di quelli che erano gli ostacoli amministrativi più importanti, mentre sul terzo, che le cosiddette aree grigie, è tutto quanto molto in ritardo. E qui non è ancora partito un vero cantiere, ma qui c'è un pezzo del paese che è molto importante. Ora, il tema dell'infrastruttura e quello della banda è anche il problema delle scuole. Ci sono state diverse iniziative a favore delle scuole. Ricordiamo, per chi è che non lo sapesse, che in tutte le aree bianche dove c'è l'intervento statale, le scuole avranno gratuitamente il collegamento in fibra. Ma anche qui c'è una distinzione da fare. Il piano banda ultralarga è stato fatto nel 2015, oggi bisogna aggiornare le cose, dobbiamo guardare bene l'orologio. Ci sono le prime connessioni a 10 gigabit che vengono collegate, se noi portiamo un gigabit di collegamento a una scuola, in molte scuole noi non stiamo dando neanche un megabit a studente. Quindi dobbiamo cominciare un poco a aggiornare tutto quanto, e poi magari ne parliamo nel secondo giro. C'è un tema di infrastrutture che sono accessorie, sono intorno alla semplice banda, che devono essere messe a punto perché ci possa essere all'interno della scuola una fruizione, come dire, serena.
ma il, diciamo, i pezzi dell'equazione per far funzionare il nostro paese anche a distanza è diventato, sono diventati più complessi. E dobbiamo vedere che cosa succede su questo pezzo delle famiglie, dove si dovrebbe fare un po' meno ideologia, un po' meno, come dire, grandi discussioni ed essere un poco più pragmatici. Scuola sono diventati nel loro complesso più complessi, non soltanto l'infrastruttura di rete. Allora ripartirei da Patrizio Bianchi chiedendogli dalla sua esperienza di coordinatore della task force, ecco, al di là dell'emergenza, dei problemi di sicurezza che hanno dovuto affrontare, qual era la scuola che vi siete immaginati quest'estate per il futuro? Prima faccio un ragionamento sulle infrastrutture, però, perché altrimenti ci perdiamo. Le infrastrutture riguardano soltanto l'infrastruttura di trasmissione dei dati. C'è anche un problema di accumulo dei dati e di gestione dei dati complessivi, cioè vediamo questo passaggio. E non dimentichiamo che la gestione di un sistema come quello italiano richiede la conoscenza di tutto il sistema, l'avere di come funziona il sistema e tutti i dati del sistema. In questo voglio ricordare che il paese ha una dotazione di big data e supercalcolo che è assolutamente in bello e che verrà rafforzata ancora di più con l'arrivo in Italia del HPC, cioè del computer ad alta definizione Leonardo, gestito da Cineca, che già oggi gestisce sia per il Ministero dell'Istruzione che per il Ministero della Ricerca, quindi per il MIUR, tutti i dati del sistema. Quindi non soltanto trasmissione, c'è anche la necessità di un centro che raccolga tutti i dati e abbia a disposizione tutti i dati e metta questi a disposizione per poter fare la programmazione generale che comunque è necessario per gestire la scuola del futuro. C'è un tema anche proprio di programmazione generale. Detto questo, qual è la cosa che noi avevamo prefigurato come commissione? Ve lo dico in maniera spassionata, quello che hanno raccontato le nostre due dirigenti è quella lì, una scuola che sia in grado di affrontare anche le difficoltà avendo capacità di personalizzare l'insegnamento, mantenere sempre anche nelle situazioni più difficili la connessione diretta con tutti gli strumenti, con i propri ragazzi, che sia un punto di riferimento per il territorio. Io non potrei dirlo con delle parole più chiare, delle parole più appassionate di quanto le gente l'hanno detta. Una lavora a Scampia, una lavora in Sardegna, in due situazioni che non stanno certamente dentro le zone nere che diceva prima il professor Sacco, ma che hanno dato questa enorme capacità di essere come scuola il punto di riferimento. Quindi noi abbiamo prefigurato una cosa molto chiara. Abbiamo prefigurato prima l'idea del ricomporre un quadro nazionale sotto la legge dell'autonomia. Ricordo l'articolo 21 della legge 59/1997, andrò a rileggerlo. Quello era stato fatto da un governo, il governo Prodi, con Luigi Berlinguer alla istruzione, no, con Luigi Berlinguer alla pubblica istruzione. Abbiamo nel tempo, nel corso degli anni, abbiamo perso un aggettivo che non è irrilevante. L'istruzione non è istruzione, è pubblica. Io rivendico l'orgoglio del pubblico. Bisogna rivendicare l'orgoglio del pubblico con la stessa passione delle nostre dirigenti. La scuola che è autonoma. L'autonomia non vuol dire ognuno si arrangi. La scuola vuol dire che il governo nazionale definisce a livello nazionale quei requisiti che ognuno deve raggiungere per essere parte di questo paese e mette per ognuno nelle condizioni di raggiungerlo. Questo deve fare il governo nazionale, non sostituirsi nell'amministrazione. E deve dare ad ognuno la possibilità di raggiungerlo. L'autonomia è un grande sforzo nazionale, è una grande politica nazionale, che è proprio perché lascia la gestione singola, individuata ad ognuno, e però deve dare gli obiettivi generali e le risorse ad ognuno per poterle raggiungere.
Io vedo che oggi nel paese questa dotazione è ancora differenziata, ma non guardate soltanto su connessione o non connessione. Pensate alla distribuzione delle scuole dell'infanzia da 3 a 6 anni. Pensate quanto è più alta la possibilità di un bambino della Lombardia o dell'Emilia-Romagna. Fatemi parlare dell'Emilia-Romagna. Dell'Emilia-Romagna di avere una scuola da 3 a 6 anni, che non è un accessorio, è ormai considerata da tutti un pezzo importante della propria crescita, un bambino della Campania o della Calabria. Pensate le scuole professionali come sono distribuite in maniera anomala nel nostro paese. Giustamente, è importante usare tutti gli strumenti, però bisogna anche avere delle strutture che siano distribuite in maniera adeguata in tutto il paese. Su questo io credo che non possiamo dimenticarci. Non possiamo dimenticare che sulle 58.000 scuole italiane un terzo è stato costruito dopo il 1936, cioè quasi 50 anni fa. Non possiamo ricordare, ovviamente, dimenticare le difficoltà del nostro personale, il personale insegnante che per un terzo di 200.000 sono ancora il giro che si fa, diciamo, instabile, per non dire precario. Quindi bisogna anche avere delle dotazioni per fare questo. E bisogna che siano stabili nel tempo, perché per investire sulle persone bisogna che ci sia stabilità nel tempo. E quindi ci sia però anche una capacità di godere di una che sia strutturata con le diverse figure che aiutano e supportano il dirigente per poter svolgere questa funzione di autonomia. Dopodiché c'è il rapporto col territorio. I territori sono diversi, però noi abbiamo visto proprio nelle aree più difficili svilupparsi delle esperienze, degli esperimenti che diventano fondamentali. Ma bisogna capire, bisogna trovare un sistema per cui queste esperienze individuali diventino di tutti. Cioè bisogna trovare un sistema di permeabilità che permetta a tutti di diffondere questa idea di una scuola che ha i suoi orari, ha le sue funzioni, ma concettualmente ed è aperta sempre a tutti, solo che tutti sono differenti, perché quello che stiamo scoprendo oggi, che nei concetti base della nostra vita collettiva, proprio le parole sono diverse. Una volta si pensava che uguaglianza vuol dire siamo tutti uguali. No, non è vero. Uguaglianza vuol dire tutti abbiamo l'eguale diritto di essere diversi. Allora, man mano più complessa la cosa, diventa anche più difficile, e allora bisogna dare anche strumenti concettuali, materiali, anche tecnologici diversi. Però, in grande rispetto, la scuola è il presidio fondamentale della legalità, dello Stato, del pubblico, in un contesto territoriale. Ogni contesto territoriale è diverso, ma lì c'è un presidio. E io credo che nei momenti di massima difficoltà questo è il presidio che si è riconosciuto. Io ho fatto per 10 anni l'assessore della scuola della Regione Emilia-Romagna. Il momento in cui ho capito lucidamente questo è stato quando abbiamo avuto il terremoto. Noi abbiamo avuto un terremoto nel 2012, è stato il 20 di maggio. Io mi sono rifiutato di chiudere le scuole. Abbiamo fatto scuola fuori dalle mura, proprio in piazza, sotto un tendone. Ed è stata la più bella scuola che potevamo immaginare, perché intorno a quel punto lì si è stretta tutta la comunità. Ecco, quello che noi vorremmo è questo, che da questo difficilissimo momento si tornasse con un'unità che trova nella scuola il suo punto di riferimento. La scuola che va avanti vuol dire che il paese va avanti, la scuola che si ferma vuol dire che è un paese che non ha il coraggio di andare avanti. Quindi fatemi chiudere ringraziando ancora le nostre dirigenti. La domanda è: il comitato degli esperti, che scuola voleva? Quella che voi avete definito in maniera splendida. Bene, grazie. Prima di ripassare la parola alle dirigenti, volevo chiamare in causa Loredana Poli, perché anche lei è stata chiamata in causa sia come assessore all'istruzione e anche istruttore assessore all'edilizia scolastica del Comune di Bergamo, ma anche per i suoi ruoli legati all'istruzione in ANCI. Allora, queste diseguaglianze, queste infrastrutture, come possono essere affrontate a livello territoriale e nazionale? Guarda, io sono molto d'accordo con la visione chiarissima che ci ha trasmesso Patrizio Bianchi del ruolo dello Stato nel sistema dell'istruzione.
Ecco, accanto alle autonomie scolastiche, io credo che in un sano regime di sussidiarietà il ruolo degli enti locali possa e debba essere utile, non solo in senso strumentale a supporto delle scuole, e su questo siamo comunque sempre disponibili. È vero però che il punto di vista dell'ente locale può aggiungere quella visione di sistema territoriale che serve alle scuole, da un lato, anche per essere aiutate a fare sistema, perché non è così semplice che le autonomie scolastiche tra di loro facciano sistema, lo abbiamo visto in questi 20 anni. E in alcuni casi è proprio necessario, per esempio, per come decidere di spendere, di investire dei fondi che arrivano dal Ministero direttamente alle scuole e che si devono mettere insieme a quelli degli enti locali, è bene fare sistema per non sprecare delle risorse. Siamo rimasti indietro dal punto di vista delle strutture edilizie, faceva riferimento anche Patrizio Bianchi, a un'età media avanzata del nostro patrimonio edilizio scolastico. Allora, certamente dobbiamo mettere una fibra performante, ma in quali scuole la andiamo a mettere? Riusciamo a fare un cablaggio di quel tipo di scuola? Vedete, scendo anch'io su un piano molto concreto, ma sono cose che dobbiamo chiederci. E gli enti locali nel presidio sull'edilizia scolastica sono l'ente preposto. Ed è brutto vedere come mi è capitato purtroppo quest'estate in alcuni casi, dall'ottica di ANCI, quindi anche un po' più ampia, non solo di un comune, ma di una regione o dell'intero paese, è brutto vedere che ci sono situazioni in cui invece c'è uno scontro tra autonomia scolastica e ente locale per, io credo, e ne sono convinta, una interpretazione della parola autonomia distorta. Non vuol dire chiudere un recinto attorno ad una scuola e, come dire, non volere che nessuno ci metta il naso. I ruoli sono chiari, sono scritti. Dentro il rispetto di questi ruoli si può fare un gran lavoro, anche perché il territorio che entra nella scuola, a partire dalle famiglie, aiuta la scuola. Il territorio che con la scuola costruisce un sistema di riferimento e di orientamento anche al lavoro, man mano, per gradi, non può che costruirsi insieme agli enti locali. Questi temi sono fondamentali per, lasciatemi dire così, far andare a buon fine gli investimenti che tutti cerchiamo, auspichiamo, chiediamo e ci sono anche stati e quindi abbiamo messo in campo, ma con quali criteri? È molto molto importante che questa concertazione nei territori venga perseguita con convinzione, anche per ridare senso al tema dell'autonomia scolastica così come lo ha citato adesso Patrizio Bianchi. I comuni sono a disposizione, quest'estate abbiamo fatto corse in tutto il paese e sentendoci spesso c'è una commissione nazionale, ve lo dico con tutta la passione perché lì dentro ci sono assessori e assessori all'istruzione di tutto il paese che si interfacciano continuamente anche con una chat molto veloce su questioni molto concrete e così diverse da un capo all'altro del nostro paese che i confronti non possono che portare a soluzioni più meditate, più attente a favore dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, che è quello che ci sta a cuore, quell'uguaglianza di essere diversi con strumenti che consentono di creare valore per sé e per la comunità intera. Grazie allora Donna Paoli, e ripasso a Titi Cimino dopo il pubblico endorsement e ringraziamento di Patrizio Bianchi. Credo che da domani possiate tornare al lavoro con maggior entusiasmo. Ecco, ma visto come si è delineato un pochettino, come avete delineato la scuola del futuro, quali sono le cose che voi poi dopo chiedete in questo momento come prioritarie per realizzare quel modello? Grazie, intanto grazie al professor Bianchi
Noi siamo, credo, 24 ore su 24 quasi al lavoro, quindi non è questione di domani, ma in questo preciso momento. E, ci aspettiamo che ci sia una politica scolastica che focalizzi i propri obiettivi su alcuni elementi. Spero di essere sintetica a sufficienza per dare il giusto rilievo. Uno, un elemento di sistema, ma una messa a sistema anche del precipitato di tutte le esperienze, le attività che si sono svolte. E questo vuol dire anche ripensare alla stessa autonomia, perché purtroppo siamo nel 2020, io per fortuna, ma abbiamo dei paletti normativi all'interno dei quali non è possibile che ci possa stare tutto quel che noi adesso chiediamo in termini di innovazione digitale, di innovazione metodologica, di visione di scuola. Perché si risponda sia al dettato, alla richiesta del Ministero e quindi alla richiesta della Nazione, ma sia alle richieste del territorio. Una su tutte, pensiamo all'orientamento. L'altro elemento fondamentale è una concertazione anche con gli altri ministeri, perché non è più pensabile che la scuola vada avanti da sé senza il riferimento di sistema con gli altri, verso gli altri ministeri. Abbiamo tutti pagato un prezzo molto alto rispetto alla questione dei trasporti e rispetto alla questione della sanità. E poi, non da ultimo, ma come elemento per noi fondante, pregnante, è una nuova governance della formazione. Io mi aspetto che davvero ci siano degli orientamenti politici molto stringenti ed investimenti non tanto e non solo più sui device, perché come è stato detto il problema non è solo il digital divide, ma è un problema di divide su altre questioni. Allora una governance della formazione che sia orientata anche a utilizzare il digitale in presenza, a distanza, e perché no, anche a creare quella rete tra scuole, tra autonomie o tra gli enti locali o tra le industrie e le scuole, che potrebbe in qualche modo sopperire a delle infrastrutture di scuole che sono vetuste, laddove non ci siano possibilità di attività laboratoriali, e non pensare al digitale come un ponte di soluzione per entrare in alcune realtà di impresa, e non pensare al digitale come un elemento che possa fornire tecnologie immersive, perché sia proprio lo studente a costruire nel tempo, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, il proprio percorso di vita, che non è solo un percorso per l'orientamento, ma è una costruzione del proprio percorso. È questa la visione che noi abbiamo di scuola. Noi lavoriamo già 24 ore su 24, e non mi riferisco solo ai dirigenti scolastici. Noi abbiamo visto dalla notte del 4, tra il 4 e il 5 marzo, io personalmente sono testimone attraverso le telefonate e le chat, ho visto i docenti di questa scuola e ho sentito i docenti di altre scuole, gli alunni e le famiglie stare continuamente connessi. Quindi la scuola è già una scuola e va oltre il curriculum. Quel curriculum è probabilmente in termini di ore va rivisto e va rivisto alla luce di un'autonomia che va agita meglio. Un'autonomia che va incastonata meglio, e quindi ecco, credo che l'investimento debba essere un investimento sulle persone, il famoso capitale umano che adesso deve emergere, perché chiede di essere un protagonista non solo a parole ma anche negli orientamenti e poi ecco nelle scelte della gestione e dell'amministrazione che ogni scuola deve portare avanti. Anche io sposo la riflessione su un rinnovato accordo tra la scuola e gli enti locali. Noi abbiamo avuto la possibilità in Sardegna di avere qualche collegamento con l'ANCI e devo dire che le risposte sono comunque variegate all'interno della regione. A mio avviso è necessario fare di questa esperienza un punto di lancio perché ci sia una centralità della scuola all'interno del paese. Guardate, la scuola in alcune aree è l'unico non solo ascensore sociale, ma è l'unica occasione per andare al di là degli orizzonti del proprio territorio e per avere le stesse opportunità iniziali di sviluppo. Solo così si realizza l'uguaglianza,
anche attraverso la differenza che è necessario che ci sia dei territori. Grazie mille. Rosalba Rotondo, una domanda, arrivano diverse domande dal pubblico, una domanda che è una provocazione, però io vorrei che lei rispondesse davvero in 2 minuti con una battuta. Davvero pensate che la conquista sia la scuola H24? Allora, mi aggancio a quello che ha detto il professor Bianchi. La possibilità della didattica digitale integrata ha diminuito le distanze, la fisicità l'ha resa più possibile, perché a volte, ecco, il professore si riferiva un po' a quello che un vecchio concetto di master learning, gli interventi adesso individualizzati e personalizzati. Sembra strano, ma si stanno realizzando più di quanto non si sia fatto in presenza, anche perché l'organizzazione della scuola, come adesso, è più didattica a distanza quella in presenza, con il metro e mezzo di distanza, le linee gialle, rosse, la mascherina, non muoverti, non alzarti, quindi il povero concetto di prossemica, che è sempre stato uno dei nuclei fondanti della relazione tra docente e alunno, cioè la vicinanza fisica, no? Quindi non più il docente sullo scanno della cattedra, così anche sulla pedana, ma purtroppo questo concetto è stato completamente stravolto. Quindi io dico, l'H24 non è un fatto di temporalità, ma di mentalità, di forte vocazione professionale che ti fa superare i problemi. Allora vede, noi stiamo a Scampia, io sto da 37 anni, ma posso dire che ho docenti da 25, ho ancora miei colleghi che di quando io ero insegnante per 23 anni, però il concetto di resilienza non è quello di resistere, ma è quello di resistere rigenerandosi, no? Un po' come il prato e la quercia. La quercia quando crolla ormai sì, ha resistito, ma non c'è niente più da fare. Il prato anche quando si spoglia di quelle sue sostanze nutritive, poi si rigenera e si attiva di nuovo. Quindi questo è il concetto di scuola 24, è una mentalità, e io vedo che i docenti, non parlo il mio corpo docente, ma senz'altro molti, che anziché avvilirsi, anziché ricorrere al sindacato, si sono rimboccate le maniche e veramente hanno cercato innanzitutto la coesione tra tutti i docenti. E quindi per carità, si fa formazione, ma io credo molto nell'autoformazione. Partecipiamo quasi ogni giorno, io e i docenti, a dei bei webinar, avanguardie educative, quelle dell'Invalsi. E perché questo? Perché proprio il fatto di poter disporre in modo smart del tempo, anche tra le altre cose, questo è una grande conquista. Poi ci tenevo a dire il fatto che, e io anche gli allievi Rom, non solo di Scampia ma anche di Giuliano, quindi problemi di connettività, con i fondi del Ministero, ma anche quelli che avevamo, comunque abbiamo dato il tablet, che prima ci saremmo potuti permettere. Infatti a marzo ci siamo permessi in poco, per una minima percentuale. Noi siamo diventati come scuola più coesi. Per esempio, uno dei fondatori, poi ho saputo dopo, di Impara Digitale, Padre Aldro Cacchione, che lo chiamano i ragazzi Rom Padre SOS Tablet. Perché? Perché gli aiuta. E quindi i ragazzi, quando si collegano con i docenti, hanno a fianco Padre Eraldo e anche altri volontari che seguono i ragazzi. Quindi, e poi il fatto noi dobbiamo lavorare molto sulla povertà culturale, perché è vero, le famiglie
ci sono famiglie indigenti, ma ci sono anche quelli che si ammantano di beni voluttuari, nel senso che non hanno il tablet, ma casomai hanno nelle loro case televisori a 65 pollici e antenne paraboliche quanto è grande largo il diametro della Terra. Quindi noi dobbiamo educare, tant'è vero che nel patto di corresponsabilità didattica digitale in presenza io ho messo sbarra didattica a distanza perché non sapevamo cosa ci aspettasse, noi abbiamo indicato questo ai genitori, l'impegno di impegnare i loro soldi anche per i tablet e non solo per gli skateboard elettrici oppure questi cellulari, questi smartphone, che iPad che neanche forse il manager della ditta più grande così possibile. Benissimo, Rosalba, quindi... è chiaro questo ragionamento. Devo bloccare perché siamo veramente in ritardo. Cristina Pez, cambiamo un attimo argomento, però davvero un minuto perché tu avevi sforato davvero tanto prima e siamo veramente in ritardo. Allora, quale può essere il ruolo delle aziende per creare un circolo virtuoso in questa nuova normalità? Certo, allora guarda, io recupero immediatamente il tempo di prima così andiamo in accordo. Ma io l'unica cosa che vedo è che, come ti dicevo prima, ci sono già delle grosse eccellenze in Italia, inutile che io lo ripeta. Quello che vedo accadere un po' all'estero è che stanno puntando sempre di più alla formazione. Formazione che è resa disponibile anche qua da mille persone, mille piattaforme, a partire dal mio, piuttosto che i nostri partner, piuttosto che altri vendor come Microsoft, Google e così via. Quello che forse manca è una piattaforma unica, quindi forse basta razionalizzare tutte le cose belle che ci sono in una maniera e in una prospettiva un pochino più strutturata. Io insisto poi su un messaggio molto forte che voglio passare, ossia in questi tavoli di lavoro secondo me sarebbe utile inserire anche l'industria. L'industria, non solo un'industria come la nostra, che ovviamente va a fornire le tecnologie alle scuole, ma l'industria è intesa proprio come possibilità e aree di sviluppo per gli studenti in futuro. Cioè l'industria deve essere parte integrante, dunque deve prendere il suo ruolo, deve avere il suo ruolo nell'accompagnare i ragazzi poi dalla scuola al lavoro del domani. E quindi io continuo e ribadisco, passerei un messaggio molto semplice di un tavolo di lavoro composto ovviamente dalla scuola stessa, dal Ministero, dalle varie istituzioni, da enti come Impara Digitale, ma dove l'industria deve essere presente, deve avere il suo ruolo proprio a supporto della scuola. E anche questo lo riporteremo al Ministro Azzolina tra i punti rilevanti. Stefano Ghidini, dato tutto questo quadro, dove dobbiamo investire per il futuro dal punto di vista tecnologico? Secondo me è veramente importante adesso è cercare di snellire un po' le pratiche burocratiche, cercare il più possibile di essere concreti e di raccontare realmente le problematiche che stiamo vivendo, perché ritengo sia inutile comunicare la disponibilità di dispositivi ovunque per tutte le scuole d'Italia quando sappiamo che comunque ci vorrà qualche mese per fornirli. E lato, diciamo, consulenti barra fornitori in genere comunque specializzati nel mondo education delle scuole italiane, quello che chiedo fortemente, oltre al discorso sicuramente del quale accennava Cristina del tavolo, è che venga messo in atto anche un lavoro comune con chi tutti i giorni lavora per le scuole. Cioè, giustamente l'assessore Poli parlava della responsabilità di ANCI, dei comuni, di tutti gli enti con la scuola, del territorio. Quando io penso che abbiamo attivato 10.000 scuole che altrimenti sarebbero ancora in attesa forse della prima connessione, credo che un ruolo e una dimostrazione di grande aiuto e di professionalità potremmo darla noi. L'ultima cosa, fate veramente attenzione, questo è un consiglio che forse va sicuramente, anzi va contro il tornaconto magari dei fornitori di tecnologia come me. Non puntate sempre all'ultimo ritrovato della tecnologia, analizzate la necessità e analizzate l'infrastruttura della scuola. Prima parlando a tavola è emerso una banalità, cioè nelle scuole stanno comprando delle webcam in risoluzione Full HD,
che ovviamente andranno a paralizzare e intasare tutto il traffico di rete. Potrebbero spendere un terzo, dotarsi in tutte le classi di queste webcam con una definizione sufficiente e ricordarsi magari le scuole che è fondamentale anche la gestione dell'audio, non solo del video, che spesso infastidisce gli insegnanti. Ultimissima, ritornando all'autonomia, cerchiamo un messaggio che spero possa arrivare a chi decide, vista l'importanza dell'autonomia, di lasciare libere le scuole in alcune situazioni, di una volta destinate delle risorse, di non essere obbligati a comprare una tipologia di device. Cioè, in questi giorni, ad esempio, c'è una grandissima attenzione verso la fornitura alle scuole di dispositivi mobili, quindi sia nei tablet, notebook, convertibili, Chromebook. Ci sono tante scuole che stanno addirittura rinunciando alle risorse perché stanno dichiarando che non ne hanno più bisogno di queste risorse per i notebook e i tablet, ma hanno bisogno, ma magari, dispositivi di aula piuttosto che di sistemi microfonici per poter espandere e comunicare più facilmente con le famiglie. Oggi la scuola non può spendere i soldi in questa direzione e si trova a comprare o doppi prodotti che probabilmente utilizzerà al meglio se riuscirà in futuro, piuttosto che a respingere dei fondi già destinati, creando anche delle problematiche di gestione dei fondi europei che vanno a rallentare il sistema. Quindi grande disponibilità, speriamo che anche gli enti pubblici vogliano parlare con noi, perché a oggi parliamo gran tanto con le scuole, ma sul resto devo dire che c'è purtroppo poca connessione. Grazie. Grazie Stefano. L'ultima tornata a Francesco Sacco, che ci aveva promesso un quadro dell'adeguamento dell'infrastruttura per il futuro. Io volevo coinvolgerlo perché c'erano diverse domande a questo proposito sui rischi per la privacy. Chi ci garantisce la privacy adesso che ci controllano ovunque, anche a scuola? Allora, anche qui bisognerebbe essere un po' più pragmatici. Noi dobbiamo pensare oggi a progettare la scuola del futuro, non la scuola del passato, quella per recuperare i gap. E se noi abbiamo 58.000 scuole, noi con i mezzi odierni possiamo benissimo fare una progettazione che è più precisa sulle necessità della scuola singola. E qui dobbiamo andare a vedere che, giustamente, come diceva anche Patrizio Bianchi, non è il tema la connettività, è un problema che abbiamo al primo livello smarcato per le scuole. Adesso quello che dobbiamo porci è farle evolvere e verificare che davvero il problema sia affrontato, anche con i giusti costi. E poi dare la possibilità alle scuole di avere una connettività che sia ridondata in modo tale che possa essere sicuri, ma soprattutto che poi dentro la scuola, dentro il perimetro della scuola, ci siano l'erogazione con il wifi, con la cablatura della stessa scuola, la giusta disponibilità di connettività. Ma connettività è il primo livello. Noi dobbiamo pensare e progettare anche il secondo livello. Se vogliamo pensare alle scuole come un presidio nella società, come un investimento sul nostro futuro, allora le scuole devono avere la possibilità anche di poter attingere a quello che è il nostro futuro vero, quindi a quello che è il cloud computing con tutte le risorse di cui c'è disponibilità, poter utilizzare l'intelligenza artificiale che in cloud è a costi bassissimi e facilmente accessibile, a poter utilizzare infrastrutture robotiche, poi a pensare poi dentro la stessa scuola quali possono essere i modi per poter portare i nostri soldi, le risorse, a essere più in grado di combattere contro il nostro problema di arretratezza infrastrutturale. Allora, Stefano lo diceva prima un po' incidentalmente, però non è secondario. Da un punto di vista strettamente, come dire, tutte le ricerche dicono, da un punto di vista strettamente dell'efficacia, nella teleconferenza è molto più importante la qualità della voce della qualità del video. Noi possiamo mandare tranquillamente video in giro a alta definizione, ma la telecamera che riprende noi ha bisogno di una definizione molto bassa, perché non è necessario catturare, come dire, il colore della pelle o le macchie della pelle, no, basta l'espressione del volto. Allora dobbiamo cominciare a fare un discorso di progettazione un po' più preciso e tener conto che, non essendo tutte le scuole allo stesso livello, se cominciamo a essere più precisi nei nostri interventi, riusciamo a spendere meglio i soldi, spendere meglio le risorse e riuscire a progredire tutti quanti molto più velocemente, non come singoli, ma come comunità nel suo complesso.
Ora, il tema della privacy è un tema estremamente importante. Allora, si sta muovendo molto su questo tema, ma appunto proprio perché è un discorso molto importante, è un discorso che viene molto meglio gestito centralmente per tutti, dando delle linee guida, che non dalla singola scuola individualmente. Quindi quali sono le regole per poter, come dire, creare dei filtri per l'accesso ai contenuti degli studenti quando sono a scuola, i firewall, la dotazione, il minimo. Queste non sono cose che le nostre scuole hanno la capacità di progettare oppure di definire individualmente. Qui dobbiamo fare uno sforzo collettivo per aiutare e fare soprattutto una progettazione che sia centrale come, diciamo, mappa, ma sia tagliata sulla singola scuola. Nell'era dell'informatica, no? 58.000 scuole non sono un database che c'è bisogno di fare un appalto pubblico, è una cosa che si riesce a gestire molto più individualmente, ma se ci sono i giusti input organizzativi. Io credo che in queste sessioni, sia di stamattina che di oggi pomeriggio, abbiamo posto delle basi di consenso su cui davvero costruire una nuova normalità per la scuola. Ricordo a tutti che adesso il pomeriggio proseguirà con i tavoli tematici e ricordo che tutti i video di queste tavole rotonde saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito di Impara Digitale. Grazie davvero a tutti gli ospiti e a tutti gli intervenuti e davvero grazie ancora.